Ciccarelli presenta La posta del capitano con Giorgia Moll. Buonasera. La signora Lucia di Caserta mi scrive che non sa come guarire il marito dalla mania della velocità. Signora, anch'io sono stata vittima della velocità, ma ho saputo difendermi. Ho paura, ti dico, non correre così! Ogni viaggio con lui mi toglie un anno di vita. Spero sempre che la polizia lo fermi e gli dia una bella multa, ma non capita mai. Che c'è? Mi è venuta un'idea. Lui domani deve andare a trovare un amico e... Ma... Chi le ha dato la patente, giovanotto? Una donna. Per servirla, corpo speciale di polizia femminile della strada. Ma io non sapevo che... Lei non sa molte cose, giovanotto. Comincia a scrivere. Velocità pericolosa 5.000. Mancata segnalazione acustica in curva 10.000. Invasione di corsia 20.000. Ma quale invasione di corsia? Silenzio, giovanotto, l'arresto per ribellione a pubblico ufficiale. Scrivi, oltraggio lire 50.000. Ma signorina, senta, perché è così cattiva? Cosa ne direbbe di venire a cena con me questa sera, eh? Le piacerebbe? Ah, tentativo di corruzione. Scrivi, tentativo di corruzione 100.000. Quanto fa? 185.000 lire. 185.000? Va benissimo, grazie. La macchina è sequestrata. Le faremo sapere noi quando, dove e se potrà recuperarla. Ma come faccio a ritornare in città? A piedi, giovanotto, a piedi. Gente come lei non deve circolare in macchina. Naturalmente il trucco è durato poco, ma l'umiliazione lo ha guarito per sempre. Laura di Arezzo mi chiede cosa deve fare per avere un sorriso come il mio. Usa la pasta del capitano, il dentifricio che dà il successo. Un momento, Giorgia, lei esagera ancora. Deve dire che aiuta ad avere successo, perché è un buon dentifricio, anzi, ottimo. Ha ragione, dottore. E ottima è anche la cera di cupra che io adopero ogni giorno. Una crema ideale per tutte le pelli. Guardate come si è belle con un viso fresco e denti bianchi. Cera di cupra e pasta del capitano. Due segreti preziosi.